Gianluca Bianca e Stefano dell'Aquila, due storie nettamente diverse ma che hanno in comune una cosa, due storie dimenticate. Sì, e io ringrazio Raffaella Griendi che mi ha dato questa opportunità di organizzare un memorial di Stefano dell'Aquila e anche di Gianluca Bianca. Stefano lo conoscono in pochi, perché in pochi? Le persone che hanno il cuore se lo ricordano, ma quelli che non hanno il cuore a Stefano se non sono dimenticati. Stefano è nato come uno sportivo, cresciuto nel pallone della Marcozzi e dopo un anno e mezzo, 18 anni e mezzo, ha frequentato il pugilato. Da lì lui ha avuto un destino troppo brutto, voleva diventare famoso, ci stava riuscendo, però il destino diceva che non poteva andare avanti. È stato in coma 5 giorni da Siracusa a Catania. Il dottore gli disse alla mia famiglia che non si poteva più svegliare e quindi mia madre e mio padre si sono decisi di mettere una firma e dare 7 organi. Ringrazio l'amico Dalino dell'Aquila e Raffaele Griendi per averci fatto partecipe la squadra di Gianluca Bianca a questo primo trofeo di Stefano dell'Aquila. Siamo felicissimi di poter contribuire affinché non cali il silenzio sulla sorte accaduta a Stefano. Che dire, questi eventi ce ne vorrebbero più spesso. Voglio ringraziare dal profondo del nostro cuore la famiglia dell'Aquila. Ci tengo a precisare che faccio sì da coordinatore per quanto riguarda il torneo, ma i veri organizzatori e promotori, insieme a me ci sono tutti i miei colleghi della circoscrizione Ortigia, che abbiamo preso subito a cuore questa situazione, e così come recita il titolo dell'evento, per non dimenticare. Noi che siamo gli amici non abbiamo dimenticato e non lo faremo mai. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e che lunedì ci faranno felici con la loro presenza. Ripeto, non c'è niente di politica, c'è soltanto di ricordare due persone che a noi mancano tanto. Quindi appuntamento lunedì 11 maggio ai campi CSI qui in via Bengasi per questo memorial dell'Aquila Bianca. Siracusa 2000 alla conquista di internet. www.siracusa2000.com, il portale internet al servizio del cittadino. Inviateci tutto ciò che volete: notizie, segnalazioni di servizi pubblici, proteste, sfoghi, insomma, servitevi di noi. www.siracusa2000.com. Basta un clic e tutto il mondo sentirà la vostra voce.